Ciao a tutti, bentornati sui miei video. Vi voglio mostrare due kit economicissimi che ho preso su Amazon e vi metto il link in descrizione e vi consiglio di acquistarli, soprattutto se siete alle prime armi, se vi divertite, per tutti, sia per chi ha le prime armi sia per chi è esperto. Due utilissimi kit. Il primo è questo, è il traspositore dei GPIO della Raspberry, quindi tutti i pin vengono trasferiti tramite questo flat che si inserisce sulla rastrelliera della Raspberry, l'altro capo si inserisce qui, no? E abbiamo tutti i pin qui. Addirittura ci sono le scritte. Chi è esperto di Raspberry riconoscerà già la via di natura. Tutte le scritte per sapere il GPIO che si sta usando a cosa corrisponde, e la numerazione. Il secondo kit, questo è il primo. Il secondo kit comprende alimentatorino e cavetteria per la breadboard. L'ho già tirata fuori, se non stava in questa scatolina. Ho già tutto scartato, tutte le varie bustine. Questa è la breadboard, abbiamo le linee di alimentazione che scorrono in verticale, quindi tutta questa riga qui è tutta cortocircuitata, la seconda è tutta cortocircuitata, viene riferito più o meno per le alimentazioni, e stesso discorso dall'altra parte. Le righe centrali invece sono cortocircuitazione orizzontale, quindi questa è cortocircuitata così, quindi tutti questi piedini è tutta la stessa cosa. Abbiamo l'alimentatorino che permette tramite un connettore in ingresso e dei pin di uscita. Ecco qui, la vado a inserire. Ci permette di avere le alimentazioni fornite da un'alimentazione esterna. Abbiamo un interruttore per accensione e spengimento, un LED di segnalazione, addirittura un'uscita USB per l'alimentazione e possiamo selezionare quale tensione avere su questa riga e su quest'altra, su questa colonna e su quest'altra qui. C'è un giamperino, vedete, 5 volt off o 3,3. Se non voglio tensione, metto il giamperino nella posizione centrale, così, lasciando liberi gli esterni. Se voglio 5 volte, metterò tutto così. Se voglio 3,3, metterò in questa posizione qui. Eccolo qua, c'è scritto chiaro e tondo 3,3 e 5. Ho inoltre delle altre uscite che possono aggiungermi altre destinazioni. L'interruttore, come dicevo, i due stabilizzatori di tensione e quindi abbiamo entrambe le linee alimentate. Abbiamo poi ovviamente i cavettini di varie lunghezze, molto buoni, molto lunghi, lungo, quindi scende bene e fa ben contatto. A questo punto andiamo a inserire questo qui per avere il GPIO qui, ecco qua, si rispettano i colori, vedi, più sta sul rosso, meno sta qui, e questa va inserita qui. Io ne ho addirittura due, perché ho due Raspberry. Vi mostro quella che ho già, che avevo già, e ne ho presa un'altra, ecco qui. Quindi una Raspberry completa anche addirittura di videocamera. Io ho tutto accessoriato, quindi il cavetto flat che mi porta i GPIO qui. Ho già passato qui non c'è l'alimentatore perché lo uso con l'alimentazione della Raspberry, quindi non c'è quella scheda lì. Ce l'ho da qualche parte, ma non la uso perché mi alimenta tutto la Raspberry, già a 3,3 e a 5. Ecco qui ho fatto l'esempio. Non so se si vede l'uscita a 5 volte, ma sono portata qui, l'uscita a 3,3 e l'ho portata qui. Mancano le masse, non l'ho messa perché sennò dopo si creava troppa confusione. Qui ho già qualche cosa che non ho tolto, dei componenti del progetto. E quindi ecco, abbiamo i pin scritti qui e possiamo da questa sorgente arrivare a più destinazioni. Difficilmente da più sorgenti si va tutte in una destinazione, ma è una sorgente della Raspberry, quindi dalla Raspberry, cioè l'uscita Raspberry va su più destinazioni, ad esempio su più LED. In rarissimi casi più sorgenti vanno su un pin della Raspberry. Poi spiegheremo perché in un altro video. Ecco qui, il kit include quindi
mille fori, alimentatorino e cavetteria, il primo kit, e il secondo kit comprende il flat e la rastrelliera qui, morsettiera, chiamiamola come si vuole. Grazie per l'attenzione, vi metto tutti i link in descrizione per riferimento Amazon se volete fare acquisti di questi due articoli qua. Vi ringrazio per l'attenzione, mettete mi piace, spero di essere stato utile sia a chi inizia che chi già è un po' più avanti e vi aspetto nei prossimi video. Grazie.